Ieri ho ricevuto la telefonata della presidenza dell'ANPI regionale, dottoressa Rizzi, che ha indicato il nome della che portava i saluti del comitato regionale ANPI e quindi mi ha detto per ricominciare dobbiamo anche avere l'intervento dei giovani perché altrimenti diventa impossibile tramandare i valori e quindi la signorina Barotto Monica ci porterà i saluti del Comitato regionale ANPI, a nome dei comitati di Cuneo e Torino, che fanno parte del nostro comitato. Quindi, prego. Grazie a tutti, buongiorno a tutti e a tutte. Come ha già detto, vi porto i saluti dei comitati di Torino e Cuneo e rivolgo anche un saluto personale a Maria perché l'ho conosciuta ormai più di 20 anni fa sui banchi di scuola e quindi davvero grazie per la testimonianza che io ricordo ancora con molta lucidità, anche se sono passati più di 20 anni. Grazie, La storia di Montoso è strettamente collegata alla storia della valle in cui sono nata. È una storia ricca di resistenza, di uomini e di donne che su queste montagne hanno trovato rifugio, aiuto, nascondiglio. Ma la montagna è anche stata ostacolo e qualche volta anche significato, forse troppe volte, morte. Eppure da sempre la montagna si lega al concetto della libertà. Il 1° luglio sono andata al rifugio Gervis e ho assistito a due cortometraggi. Il primo è stato realizzato dal gruppo teatro del Liceo Valdese di Torre Pellice e il secondo dal Liceo Agrario di Osasco. Entrambi avevano dei riferimenti al partigiano Willy Gervis. Ma il secondo video, quello di Osasco, portava l'attenzione sul collegamento fra la montagna e la libertà. E i ragazzi che hanno parlato in questo video hanno scelto come fil rouge sonoro il brano Siamo i ribelli della montagna, quindi aggiungendo al concetto di libertà anche quello della resistenza. Mi ha colpito molto la spiegazione che un ragazzo ha fatto della conserva. La conserva nell'alpinismo, da quel che ho capito, è un modo di procedere. Si procede in fila indiana, un po' distaccati, 1 o 2 metri l'uno dall'altro, e c'è una corda che collega tutti i componenti. La conserva non prevede i vincoli fra la montagna e la corda, ma li prevede sempre fra i componenti, dando quindi un'attenzione costante da parte di ogni singolo componente. La conserva si attua in diverse occasioni, per avanzare soprattutto in modo deciso, veloce, per cercare di riequilibrare il gruppo quando magari c'è una persona meno esperta. Bilanciare il peso, aiutare i compagni. E il ragazzo concludeva dicendo che è così che secondo lui il mondo dovrebbe andare, in conserva. E a me è piaciuta molto questa frase e ho pensato che qui, in questo luogo, nella mia valle, a Montoso, i partigiani abbiano davvero saputo avanzare in conserva. Dopo l'8 settembre, Barbato, Petralia e tutti i membri delle bande partigiane nella zona resistettero per più di un anno, mesi di guerriglia, di lotta, di resistenza, culminati poi nella liberazione di Torino. Più di 400 nomi sono qui su questa lapide, appartenenti a fedi diverse, origini diverse, pensieri politici diversi. Saliti in montagna con motivazioni diverse, ma che hanno saputo muoversi come uno, uniti dalla corda, come in conserva. Questa corda invisibile, però con una forte volontà di liberare il nostro paese dalla presenza nazifascista. L'augurio che vi voglio fare oggi è proprio questo: ricordatevi di muovervi in conserva, perché ce n'è ancora bisogno contro gli strascichi del fascismo, più o meno latenti, e contro gli attacchi alla Costituzione, alla nostra democrazia. Ricordo che pochi mesi fa è stato proposto in Parlamento la realizzazione di una Repubblica presidenziale. Muoviamoci in conserva per continuare a contrastare ciò che nel 1945 è stato sconfitto, ma purtroppo non ancora debellato. Per continuare a combattere, come dice questa targa, qui a Montoso, per un mondo libero e un mondo giusto. Grazie. Grazie mille alla rappresentante dell'ANPI.